Ultimo giorno di vacanza, domani il raduno all'Ec Hotel di Città Sant'Angelo. Da lunedì le prime sedute al centro sportivo Bestina Zampacorta di Montesilvano. Scatta dunque la nuova stagione dal 16 al 29 luglio. I biancazzurri si trasferiranno a Palena. Nel frattempo continuano le manovre di mercato. Tutto fatto con la Roma, intesa totale per il 19enne esterno d'attacco Mirko Antonucci, che lo scorso anno ha debuttato con la maglia giallorossa sia in campionato nelle immagini contro la Sampdoria, terza giornata, cross perfetto per la testa e il pareggio di Dzeko, che in Champions League, ritorno della semifinale contro il Liverpool. I termini della trattativa prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore del club giallorosso, si attende l'annuncio. Si tratta di un bel prospetto a cui naturalmente va dato il tempo di crescere senza pressioni o eccessive pretese. Ufficiale invece il rinnovo del prestito dall'Inter del centrocampista Andrea Palazzi, completamente ristabilitosi dal grave infortunio al ginocchio accusato durante il match di La Spezia dello scorso 25 novembre. La trattativa con il club nerazzurro era ben nota. Il Pescara crede nel giocatore, che potrà così dimostrare definitivamente in biancazzurro le sue qualità. A caccia del terminale della manovra. In questo momento in organico ci sono tre centravanti. Salsovini, gran giocatore, autentico esempio, ma ha 38 anni suonati. Cocco, reduce da un anno difficile per i postumi dell'infortunio al ginocchio. E Cristian Bonino, servirà altro. Di certo il reparto d'attacco necessita di altre tre pedine. Tutino resta un obiettivo, ma Napoli e Pescara non hanno ancora trovato un'intesa. C'è distanza. Dopo gli europei under 19 tornerà Cristian Capone, che B per B ha già fatto la sua scelta, ovvero Pescara. Roberto Insigne invece è vicinissimo al Benevento.